verso un non corpo, un non spazio e un non tempo. A questa enunciazione non ho potuto fare a meno di riandare a una memoria dell'età adolescenziale, turbolenta età adolescenziale, esattamente a una poesia di Montale, non chiederci la parola, là dove dice oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. È una poesia del 1923. In quella poesia allora risuonava, insomma, nella mia inquietudine adolescenziale, questa possibilità di una coscienza in negativo, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Ed era una stagione un po' paradossale, perché era la vigilia del 68. E quindi questa negazione era una posizione soggettiva che rifiutava di farsi definire, in qualche modo diventò protesta, diventò ribellione contro il mondo. Ora però, da quel che tu dici invece, questa negazione si è un po' ribaltata, cioè è diventata quella realtà, la realtà di quelle coordinate esistenziali che sono il corpo, lo spazio e il tempo che ci definiscono. Questa negazione è come dire, diventate il calco di queste realtà, no? E attraverso il quale oggi invece veniamo definiti, veniamo in qualche modo modellati, no? Da questa negatività. Allora, quel verso cos'è? Una spiccia? Oppure è un tentativo di cercare di esplorare nuove possibilità? La tendenza un po' che io ho cercato di delineare è una tendenza a cui ho guardato con un occhio molto critico, cercando poi tra le righe di proporre un altro sguardo, un'altra riappropriazione alla propria corporeità e alle coordinate spazio-temporali. Questo in generale è il tentativo. Vi è un accenno, perché poi nel dialogo, nel momento dell'incontro con l'altro, si sviluppano nuove prospettive, no? Di pensiero e quindi di azione possibile. Però faccio un passo indietro, inquadrare un attimo da dove sono partito, ovvero sia dagli studi di Michel Foucault. Questo grande pensatore ha il merito di dar luogo a questa connessione tra che cosa? Tra indagine storica, soprattutto la genealogia del potere, e riflessione filosofica. E delinea una nuova forma di potere, mette in luce una nuova forma di potere che si impone quando? Nell'epoca moderna, quindi tra il XVIII e il XIX secolo, quello che verrà definito il potere disciplinare. Un potere che sostituirà quello che è definito il potere sovrano. E qui c'è un grande cambiamento. Il potere non è più un qualcosa che si divide tra chi lo possiede e chi lo subisce passivamente, quindi tra il capitalista, se vogliamo, il sovrano, l'uomo di potere, ma è un campo di forze, si gioca a livello prettamente relazionale, quindi è un qualcosa di diffuso. Ma oltre che essere diffuso è un qualcosa di produttivo, e qui veniamo, già sfioriamo il tema che ha introdotto. Produttivo in che senso? Che è un potere di tipo plasmante, cioè che non si basa sull'esclusione, sull'interdetto, sulla punizione, ma inizia a delinearsi un potere che è produzione di verità, quindi che va di pari passo con il sapere. Dove prende nutrimento? Foucault prende l'ispirazione dal grande filosofo Nietzsche. Friedrich Nietzsche è stato l'unico filosofo che in questo scritto marginale, se vogliamo, verità e menzogne in senso extramorale. E lui delinea proprio in modo molto chiaro la relazione inestricabile tra linguaggio, potere, sapere e conoscenza. Dice, qualunque forma di conoscenza è necessariamente implicata in una forma di potere. Che cos'è il linguaggio? No? Che cos'è la parola, ci dice Nietzsche? Fondamentalmente un verso. Noi siamo animali, un processo evolutivo. Chi dice che un insieme di lettere definiscono un significato da attribuire a un oggetto? Fondamentalmente un gioco di forza. Qua va in modo astratto agli albori della società, all'inizio della storia. Ma senza dilungarmi in tutto questo, Foucault ci dice che questo potere, appunto, essendo un potere produttivo, essendo un potere diffuso, dà luogo a che cosa? A questo potere disciplinare, che sostanzialmente che cos'è? È tutta quella sistema di relazione che viene messo sempre in campo, e quella strategia
atta a fare che cosa? A veicolare, e quindi a condizionare o a disciplinare, cioè a organizzare determinati comportamenti del singolo che fa parte di un gruppo sociale. Come avviene questa cosa? Attraverso l'organizzazione dello spazio, del tempo, dei comportamenti, quindi il lavoro che viene fatto sul corpo e le attività che vengono proposte. Quindi fa questo ragionamento. Devo guardare che cosa? Ai dispositivi. Quindi noi siamo in continua relazione di coevoluzione, di coappartenenza con i dispositivi disciplinari. Ovviamente smantella il concetto di soggetto. Ovviamente il soggetto non è che sono le persone che preesistono, che poi si organizzano e danno luogo a delle relazioni di potere, ma noi siamo, le nostre identità sono strutturate all'interno delle relazioni di potere, cioè sono prodotte da se stesse. L'organizzazione del dispositivo dà luogo a delle precise soggettività. Ora bisogna capire il dispositivo disciplinare oggigiorno come interviene sulla produzione di soggettività, quindi le soggettività delle nuove generazioni e nell'epoca che possiamo tutti definire postmoderna. Foucault in particolare parlava di ipermodernità, ma io mi trovo più affine con la lettura che mi fa Bauman, di cui magari poi parleremo insieme. Quindi questo potere disciplinare, abbiamo detto, agisce attraverso dispositivi che danno luogo a che cosa? Delle istituzioni ordinarie o arrivano poi alle forme di istituzioni totali. E quindi lui va ad indagare quali le strutture, le caserme, i manicomi, i famosi studi sui manicomi, l'ospedale, lo attribuisce, un sistema disciplinare nasce con l'istituzione dell'ospedale generale di Parigi nel 1600, e le scuole. Parlava inizialmente di istituti, di vecchi collegi religiosi, ma poi il discorso viene ripreso alla fine degli anni 70 ampliando il discorso a dispositivo disciplinare in ambito scolastico, no? Il dispositivo disciplinare pedagogico. Ecco, detto questo, cosa possiamo dire ancora? Che si delinea questo nuovo scenario, tale per cui un'altra cosa che bisogna dire importante rispetto a Foucault, al discorso dei dispositivi, bisogna parlare del discorso della biopolitica, quindi bios in senso proprio di vita, il discorso della biopolitica che è legato al dispositivo disciplinare. Perché? Perché la materia fondamentalmente su cui lavora il dispositivo è il corpo. Quindi la corporeità, il corpo di chi? Del soggetto, dell'individuo, che non è ancora soggetto, che viene continuamente lavorato da questi dispositivi, il cui fine è di rendere il corpo docile, dello scolaro, del militare, del lavoratore. Perché? Perché il potere disciplinare, cioè il fuoco, attenzione, non nasce in astratto, così, in termonia, come diceva Platone, ma nasce essenzialmente implicato necessariamente con l'avvento e l'instaurarsi del regime di produzione economico-politico del capitalismo moderno, che necessita dell'inserimento dei corpi all'interno del sistema produttivo. Questo è il quadro generale. Oggigiorno, cambiando totalmente il panorama, essendo un capitalismo che passa da industriale a post-industriale, quindi parliamo di un capitalismo, una produzione immateriale, basata su che cosa? Sull'informazione, e sui servizi, l'esasperazione del servizio, ovviamente questo corpo come lo gestisce questa corporità? Allora si innesca tutto uno sviluppo che viene spacciato come neutro, che è quello scientifico-tecnologico, ma in virtù del mantenimento del sistema che oggi chiamiamo neoliberale, neoliberista, di cui già però Michel Foucault aveva visto lontano, cioè è stato uno dei primi a parlare già di neoliberismo, del quadro che si sarebbe delineato e soprattutto della governamentalità, tutti i concetti che lui mette in campo. Quindi a come guardo, come si esercita il potere dalla fine del Settecento all'inizio dell'Ottocento, in che modo viene esercitato, l'avvento di questa nuova forma che rompe le catene col passato, il discorso del potere, possiamo dire che in generale sottoscrive delle strategie che guardano essenzialmente alla tecnica piuttosto che al diritto, e guarda più al controllo, guarda essenzialmente al controllo che alla punizione, alla repressione. E aggiungo il passaggio dall'introduzione delle strategie sulla disciplina di normalizzazione,
qua segue un po' quello che accennavi, che si instaura appunto, che è lo strumento che dà luogo poi al potere disciplinare. Quindi processo di normalizzazione piuttosto che le leggi. Quindi diritto, leggi, punizione vanno in secondo piano, non è che vengono eliminate, perché ancora oggi permangono, ma ovviamente hanno una voce in capitolo, diciamo, scadono così a un livello di serie B, no? Per capirsi. Quindi si introduce il discorso della tecnica, della normalizzazione e del controllo. È una rivoluzione epocale. Questa, l'intuizione e l'analisi che ne fa Michel Foucault. Da qua arriviamo all'oggi. Le coordinate di quelli che sono gli elementi strutturali di questo dispositivo disciplinare, quindi il corpo, lo spazio e il tempo, come vengono rigiocate? Cioè come agisce, come si insinua il potere disciplinare attraverso, quindi manipolando le tre coordinate del dispositivo disciplinare oggigiorno? Non lo sappiamo, delineiamo solo delle prospettive, possiamo solo osservare e riflettere insieme ovviamente, e quindi delineare degli scenari, cercare di capire in che modo concretamente sviluppare quelle che lui chiamava, ma si possono chiamare tranquillamente, liberamente, delle pratiche di libertà. Cioè contrapporre a quello che è la tecnologia disciplinare una tecnologia del sé.